esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, twist in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, doppio saltello più calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Lanci laterali pulsati con gamba a 90 gradi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, invece dei molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni gamba su fianco. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui degli slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso davanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso davanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, slanci laterali carponi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci frontali sul fianco, gamba tesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Tre, due, uno, via. Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Tre, due, uno, via. Non ruotare le spalle, per aiutarti guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.